Un solo Dio creatore d'ogni cosa può mai essere buono avendoci immessa tanta malvagità? Se esiste tutto un disegno nel quale Dio ha disegnato il bene e il male, la gioia e il dolore, è mai possibile che un mondo di questo tipo abbia per padre un Dio buono? Ebbene, sì, è possibile. Infatti, la verità di tutto quello che accade nel mondo è dato dall'essere del non essere, che è il non essere, o dal non essere dell'essere, che è sempre il non essere. È il non essere di quello che sembra accadere in realtà, la verità che trascende dalla veste assunta dalla realtà e si riconduce a quel puro essere in potenza in cui tutta la storia ancora non è stata neppure scritta. Il vero verso è quello negativo che riconduce all'unità di Dio ogni veste reale di cui l'io si spoglia. Quindi tutto quello che noi vediamo fatto nel mondo, in effetti, è disfatto da Dio, ma noi lo vediamo nel modo opposto di un farsi perché non lo stiamo osservando nell'atto della vera entità che retrocede verso l'origine assoluta di quanto esiste, ma lo vediamo nel verso opposto che evolve dall'essere in potenza verso l'essere in atto. E vedendo il contrario del vero attraverso il suo contrario, abbiamo una visione giusta mostrata in questa realtà, ma la cui autentica dinamica, che appare come quella materiale, non è quella della materia, ma quella dello spirito. E il nostro soggetto già ora sta andando nel passato a recuperare tutto l'essere in potenza, ma lo osserva nel modo uguale e contrario di una materia che volge alla sua fine. Ecco. Questa visione è una visione a tempo limite. Quando con la morte capovolgeremo quello che vedremo, vedremo finalmente quel ritorno all'origine che è vero già ora.